Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso nel video dei migliori e peggiori libri del 2020, vi parlo della vita invisibile di Addie LaRue. Se avete visto quel video, saprete che è stato uno dei peggiori libri del 2020, per svariati motivi in cui non mi sono addentrata in quel video perché proprio volevo parlarne in modo approfondito in un video dedicato, che è questo qui. Prima di iniziare però ci tenevo a fare una premessa, queste sono le mie opinioni, quello che ho pensato io leggendo questo libro. Se a voi il libro è piaciuto, sono contenta per voi, tanto meglio. Queste sono solo le mie opinioni, non sto, diciamo, non me la sto prendendo con chi ha amato il libro, ecco. Se l'avete adorato, se è il vostro libro della vita, beati voi, perché almeno non avete buttato tempo come me. Comunque so che è un libro che ha diviso molto il pubblico. Da dove iniziare a parlare quindi di quest'opera d'arte? Forse dicendo che questo era il mio primo approccio con V. Schwab, in questo caso perché è un libro in teoria per adulti. È un'autrice molto amata, su cui ho sentito molte opinioni positive anche sulla scrittura, quindi mi sono detta perché non provare, insomma, chi sono io per dire che questa autrice non mi piace? Però, come avevo appunto già spiegato in qualche video fa, io alterno i libri e quindi investire tanto tempo in una trilogia non è che mi faceva impazzire come idea, proprio perché appunto non è mio uso leggere più libri della stessa serie di fila, perché molto spesso li alterno con altre lingue, quindi cioè dovrei leggere tipo il primo in italiano, il secondo in inglese, il terzo in francese, che sarebbe un casino. Tra due libri di una stessa saga magari ce ne sono altri tre in mezzo. Quindi per me decidere di leggere una trilogia è un investimento di tempo. Non me lo sentivo di fare né con la trilogia di A Darker Shade of Magic né con, penso si chiami, I Mostri di Verity, Our Dark Duet, quella roba là, né tantomeno con la duologia di Vicious Vengeful. Quindi la mia scelta è ricaduta sulla vita invisibile di Addie LaRue, che era l'ultimo romanzo su cui a quanto pare Victoria Schwab ha lavorato per anni. E la cosa positiva è che era un libro autoconclusivo, è un libro autoconclusivo, quindi potevo iniziare il mio giro in qualche modo a cuor leggero. Ma poi quello che mi aveva attirato era anche la premessa, che sembrava molto interessante. Parla di una ragazza che stringe un patto con l'oscurità per vivere per sempre, ma diciamo il rovescio della medaglia è che nessuno si ricorderà di lei. Finché poi, 300 anni dopo l'inizio di questa maledizione, non trova qualcuno che si ricorda di lei. La premessa sembrava molto interessante, un patto con il diavolo alla fine, molto bello, molto interessante, non vedo l'ora di iniziare. Certo, non mi aspettavo il libro della vita, però comunque no. Ho iniziato questo libro comunque con i piedi di piombo e sono rimasta delusa comunque. Non so ben dire se in questa recensione ci saranno spoiler, perché comunque la trama è quasi inesistente, non che sia un problema, ne ho letti tanti di libri senza trama che mi sono comunque piaciuti. Sta di fatto che non succede molto in questo libro, non credo ci saranno eccessivi spoiler, ecco. Il libro inizia in questo paesino della campagna francese alla fine del 1600, che si chiama Villon-sur-Sarthe, che per me sarà sempre Vitry-sur-Seine, che è una fermata della metro di Parigi. Non so perché questa cosa mi fa così ridere, ma per me questo libro ha perso tutta la credibilità già col nome della cittadina. Forse mi fa così ridere perché, essendo finto, cioè non esiste questo posto in Francia. So che Victoria Schwab abita in Francia e quindi forse si è ispirata a Vitry-sur-Seine, non lo so, però mi fa ridere, sono stupida, che devo fare? Ci viene presentata la nostra protagonista, ancora bambina, che non ama i ruoli, diciamo, da donna, quelli che all'epoca, quindi alla fine del 600, venivano considerati i ruoli adatti a una donna, ma lei ama disegnare, ama andare con il padre a fare, boh, aiutarlo nel commercio. E quindi lei non ci vuole stare nei ruoli che le sono stati dati perché è nata donna. Diciamo, dal 1600 inizia un'alternanza praticamente vertiginosa dei capitoli, dal passato al 2014, che è dove si ambienta la timeline, quella del presente, in cui Addie viene ricordata. I capitoli sono cortissimi, che da un lato può essere anche una cosa positiva, perché io l'ho ascoltata in audiolibro. E quindi non amo interrompere, soprattutto quando è un audiolibro a metà, perché non avendo neanche un'idea visiva di dove sono arrivata, è comunque un po' più difficile riprendere. Quindi ho apprezzato anche i capitoli corti, perché era più facile comunque interrompersi in un momento in cui la storia era stata fermata. Il problema vero è che questa alternanza tra il 700, 6-700 e il 2014 è praticamente inesistente, non so come dire, cioè i capitoli si alternano, ma l'ambientazione rimane praticamente la stessa. E vi racconto un aneddoto.
Una sera avevo mal di testa, mi facevano male gli occhi, quindi ho detto non leggo il mio libro cartaceo, mi ascolto un po' di capitoli di Eddie LaRue. Bene, mi sono su Audible, si può mettere il timer, quindi alla fine di un capitolo si sarebbe stoppato e io mi sono addormentata, quindi l'ultimo pezzettino non l'ho sentito. La mattina dopo, quando l'ho ripreso, dovevo fare delle commissioni, sono tornata un po' indietro e vi giuro che per tutto il resto del capitolo io ero convinta che fossimo nel presente, mentre invece eravamo nel 600, perché non è assolutamente, cioè non c'è alcun tipo di distinzione tra il passato e il presente, l'ambientazione è completamente piatta. Poteva essere una grande forza di questo libro la distinzione su un'epoca passata e un'epoca moderna. Si vede che è un passato narrato tramite una lente moderna. Non mi dava l'idea che stessimo, perché la nostra protagonista fosse veramente nata in quell'epoca. Era tutto un po' facilone, ecco. E parlando anche di cose facilone, secondo me questo libro voleva toccare tanti temi. Forse troppi, perché li tratta tutti in modo estremamente superficiale. Dovrebbe esserci il tema della solitudine incarnato da Eddie, perché comunque rimane sola nella sua vita perché nessuno si ricorda di lei, quindi non ha nessuno, e il tema della depressione, che dovrebbe essere Henry, che è il ragazzo che si ricorda di lei 300 anni dopo. Ed entrambi sono stati trattati in un modo così poco approfondito che io forse me ne sono resa conto che erano questi due temi verso la fine del libro. Non lo so, forse sarebbe stato meglio scegliere un tema e approfondire veramente quello. Il tema dell'arte pure secondo me è trattato in un modo un po' semplice. Il fatto che lei nella vita faccia la musa. Ok. Cioè, è un po' anche presuntuosa, è un personaggio veramente antipatico, ma di quello ci occuperemo dopo. Personalmente è fatta in modo un po' pecione, come si dice a Roma, anche la rappresentazione della comunità LGBT. Piccola postilla dall'Alessandra del futuro, ovviamente queste sono le mie opinioni, il mio intento non è assolutamente di offendere nessuno, però sono consapevole che le mie opinioni in merito, non facendo parte della comunità, possono essere sbagliate, quindi se non siete d'accordo fatemi sapere nei commenti perché mi farebbe anche piacere discuterne. L'ho trovata un po' forzata, ecco, sono d'accordo, è il momento ed è giusto e sacrosanto. Bisogna trattare queste tematiche con normalità. Non ci dovrebbe essere nessun grande coming out dei personaggi, eccetera, eccetera. Viene menzionato così, en passant. Bisogna trattare questi temi perché sono normali. Non c'è nulla di strano in un orientamento sessuale. Quello che personalmente io considero una rappresentazione normale, cioè trattata come se fosse proprio. E beh, quindi è per esempio l'omogenitorialità in Sex Education. Lì viene fatta molto bene, non se ne parla mai, però i personaggi sono lì, cioè non è un tema principale della serie, è lì, è come se fosse una coppia uomo-donna. Secondo me c'era il tentativo di fare la stessa cosa, però personalmente l'ho trovato un po' fatto male, un po' forzato, non lo so, non proprio naturalissimo nella storia, tanto più che poi il triangolo scemo è due uomini e una donna. Questo pezzo mi fa sudare perché ho paura di pensare un merda. Ma passiamo a Eddie. Il nostro prototipo di I'm not like other girls. Ok non volersi sposare, ok non volersi conformare ai ruoli di donna del 1700, ma perché insulti la tua compagna di villaggio che volente o nolente, più o meno consapevole, si è ritrovata esattamente nei ruoli dell'epoca? Se non ci si vuole conformare, benissimo, non c'è alcun problema, ma non c'è bisogno di rafforzare il concetto sminuendo le altre donne, gli altri personaggi donna presenti all'interno del libro. Poi, anche questa storia del patto, secondo me, tiene pochissimo, nel senso. Non sarà certo stata Eddie LaRue la prima donna a non volersi sposare nella storia. E quindi è semplice. Scappa. Non c'è bisogno di vendere l'anima all'oscurità, proprio non, no. Poi, in tutto il libro è un personaggio insostenibile, non fa altro che lamentarsi, compiangersi, dispiacersi per il suo infausto destino, che ti sei scelta da te, tra l'altro, ma vabbè, ok? Grande plot twist, l'oscurità non è un personaggio positivo. Ma dai, incredibile! E soprattutto non c'è nessuna crescita, cioè Eddie è uguale nel 700 come lo è nel 2014. Nulla di quello che succede la fa cambiare. Non matura, non cambia opinione, è veramente che mi sembra un po' strano in 300 anni in cui succedono molte cose, tra l'altro. Ma poi in generale penso che sia un problema dei personaggi che sono tutti piatti, bidimensionali e sono anche descritti malissimo, nel senso io, se qualcuno mi chiedesse adesso descrivimi fisicamente Eddie LaRue, io non saprei dire nulla se non che ha sette
lentiggini sul viso che formano una costellazione solo perché viene ripetuto ogni piè sospinto all'interno del libro. Per esempio, l'oscurità, quando viene personificata, quando diventa, prende sembianze umane. Ovviamente lì proprio mi è partito il facepalm più grande della storia, perché ovviamente è un ragazzo con i capelli neri ricci e gli occhi verdi. Non c'è proprio approfondimento, ecco. Poi lei in tutto questo deve convincere l'oscurità che l'anima, quindi tutto lei stessa, sia un buon termine di scambio per questo patto, di essere una persona su cui vale la pena investire. E io non capisco come l'oscurità si sia convinto, perché vuole una prova che questo tempo che le sarà dato sarà messo a profitto, diciamo, cioè che lei farà delle robe interessanti. E poi lei passa i successivi 300 anni ad andare a letto con qualsiasi cosa le capiti a tiro. Che boh, se lo vuoi fare, buon per te, però io non credo che fosse quello che intendeva quando parlava di buon termine di scambio. Soprattutto poi per come vengono trattati, questa è un'altra cosa che mi ha dato molto fastidio, della superficialità con cui vengono trattati tutti gli avvenimenti storici che lei avrebbe dovuto incontrare, perché a un certo punto Harry le chiede: ma quindi com'è vivere la storia? E lei viene data una risposta di una banalità e di una superficialità che mi si stava sciogliendo il cervello. Beh, ma la storia nel momento in cui la vivi non è storia. Non lo so, hai visto la rivoluzione francese, due guerre mondiali, la rivoluzione industriale? Boh, vabbè. Tra l'altro vengono citate diverse personalità storiche piuttosto importanti, mi sembra Beethoven, a un certo punto spunta fuori Voltaire. Potevano essere lasciati in pace, potevano anche non apparire, non sarebbe cambiato nulla. Che poi tutte queste volte vengono citati gli elefanti, sembra tipo Cersei nella settima stagione del Trono di Spade. Vorrei poi spendere due parole sulla storia d'amore, che si può riassumere anche in realtà con una sillaba, che è... Io non capisco come sia nata la storia d'amore tra Eddie e Harry. Non capisco come si siano innamorati, succede all'improvviso e io a un certo punto stavo ascoltando questa cosa e mi sono chiesta: ma come siamo arrivati qua? Quando si sono innamorati? Di cosa si sono innamorati? Perché lei non ha personalità. Succede all'improvviso, così, de botto, senza senso, e secondo me non ci sono neanche le fondamenta per farla nascere, nel senso loro sembra che si innamorino solo perché le loro maledizioni sono complementari. L'ultimo punto che vorrei affrontare è lo stile di scrittura. Io l'ho trovato abbastanza finto e forzato. Ora, io della Schwab non avevo mai letto nulla, però dalla sensazione che ho avuto io come novella lettrice di questa autrice è che lei non scrive così di solito. Cioè, mi sembra proprio che nello scrivere questa cosa ci sia stato uno sforzo disumano di rendere tutto una bella immagine, una roba da vedere su Instagram, da mettere su Tumblr. Anche meno. Proprio quando usava le similitudini mi faceva proprio ridere, cioè, ma letteralmente, tant'è che questo libro in casa è diventato famoso come il libro del diavolo in Voltini Primavera, perché ci sono delle immagini, delle similitudini che usa che fanno proprio ridere. Mai nessuno avrebbe pensato di descrivere una cosa così. E non è poetico, è ridicolo. E si vedeva che era un tentativo di far vedere quanto era colta e intelligente la nostra autrice. Solo che poi per descrivere un tramonto o comunque la luce del sole che inonda un campo, più di una volta viene usata la metafora del tuorlo d'uovo. Che problemi hai? Come il fatto che tra l'altro vuole far sembrare Andy molto molto colta, intelligente, piena di capacità. Tutte cose che non ci vengono mai fatte vedere come impara, cioè viene ripetuta molto spesso la frase: questo non lo sa ancora fare, ma imparerà. Vabbè, è una cosa che personalmente, questa però penso sia una mia deformazione personale, mi ha dato molto fastidio, è quando due volte, perché le ho contate, mi ero anche comprata l'ebook, pensate che è deficiente, quando fa l'elenco delle lingue che parla Eddie, ci mette lo svizzero, cioè in inglese c'è scritto Swiss. Ma che lingua è? Ora, io non credo parlasse del romancio, perché si dice così in inglese. Non lo so, forse veramente, ripeto, questo dà fastidio solo a me, però almeno se vuoi far sembrare il tuo personaggio intelligente, almeno accertati che si dica così. Cioè, non andarci proprio sicura, tranquilla, ma poi soprattutto non ci sono degli editori che le hanno detto lo svizzero non esiste, fermati, levala, mettici, che ne so, lo Swahili, è più utile. Per poi non parlare, tra l'altro, dei cliché, i francesi del 700 che vengono descritti come che andavano in giro con il cestello di vimini con dentro la baguette e la forma di formaggio molle a pasta molle, sì, certo, pane e brie nel 700 nelle campagne francesi. O comunque gli unici due italiani che vengono menzionati che passeggiano con la bottiglia di vino in mano, certo. Queste sono, diciamo, le cose principali per cui questo libro non mi è piaciuto, per cui non lo salvo sotto nessun aspetto, però
per cui gli ho dato una stella su Goodreads e per cui la mia recensione era questa GIF, ma voglio chiudere questo video con una nota positiva, ovvero sia che io con Victoria Schwab non ho ancora chiuso. Infatti penso che leggerò la trilogia The Middle Grade che ha scritto, perché le voglio dare un'altra possibilità, anche se mia mamma mi ha dato della cretina per questa scelta e forse me lo merito. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, io mi sono sfogata a sufficienza, quindi top. Fatemi sapere se avete letto questo libro, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, perché. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto un po' compagnia, e noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!